Francesco Taurino, System Administrator presso il CNR SPIN, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del Dipartimento di Fisica della nostra Università, ed è anche consulente freelance. Francesco, io ti lascio subito la parola, non per motivi di tempo, ci mancherebbe, ma perché questo argomento a titolo personale lo trovo davvero molto interessante. Tra l'altro io nel mio contesto lavorativo faccio di tutto per iniettare pillole di Proxmox, ma non mi ascoltano, mi prendono per un pazzo. Quindi so che mi darai ulteriori motivazioni per portare avanti la mia opera di evangelizzazione verso Proxmox, che ritengo davvero un progetto interessante. Seguitelo perché è davvero una cosa da tenere in seria considerazione. Grazie Marco. Allora, io mi presento, sono Francesco Taurino, lavoro per il CNR a Napoli e collaboro con l'NFM, il Dipartimento di Fisica e qualche azienda privata in Campania. Lavoro come professionista nell'informatica da 20 anni, praticamente da subito con Linux, dal 96, su supporti che forse, i ragazzi liceali sono andati via, probabilmente Floppy non li hanno ancora nemmeno visti, e sono certificato Red Hat dal 2008 e mi occupo di server, cluster, sicurezza, reti, un po' di tutto, e sono da qualche anno ripreso anche a sviluppare. Qual è l'obiettivo di questa presentazione? Io credo nell'open e lavoro con l'open da 20 anni, e come giustamente ha detto il professor Pescapè, ci sono tutte le questioni ideologiche, anche la presentazione successiva che parlava dell'open, delle libertà fondamentali sull'open, io ci credo fermamente, però in questa presentazione volevo parlarvi di un aspetto molto più pratico, diciamo come si fanno i soldi con l'open source, con le consulenze sull'open source, quali sono i prodotti che cercano di risolvere i problemi reali delle aziende. Allora, ci sono le aziende che pian piano crescono, anche le piccole traggono sicuramente molti benefici dall'utilizzo dell'open. Le aziende crescono, hanno bisogno sempre di maggiori servizi, hanno sempre più server, più PC, ma sempre meno soldi da dedicare all'informatica. Non parliamo proprio delle licenze, molti conoscono la situazione delle licenze nelle aziende italiane, ma tutto questo ovviamente non si applica solo alle aziende, al privato, si applica anche al pubblico, nelle scuole, nei comuni, negli ospedali. Cosa sono le piccole e medie imprese? Allora, le piccole e medie imprese sono le aziende che non superano i 250 dipendenti, i 50 milioni di euro, in Italia generano il 40% del fatturato, occupano 5 milioni di persone, non licenziano durante la crisi, lo fanno molto meno rispetto alle grandi aziende, e insieme alle piccole imprese sono il perno dell'economia italiana. Come diceva giustamente anche il professor Pescapè, bisogna cercare di rimanere in Italia, bisogna cercare di lasciare le competenze acquisite negli anni in Italia e possibilmente anche nella nostra regione, senza necessariamente andare fuori, perché comunque la Campania è un territorio ancora florido per le piccole e medie aziende. Di cosa parleremo? Da dove cominciamo? Allora, le aziende tipicamente potrebbero avere bisogno, ce l'hanno già in casa, di un server, o forse più di uno, dei servizi, ma molte aziende non sanno bene di quali servizi si possono avvalere per ridurre il carico, diciamo, dei guasti, dell'incidenza delle manutenzioni sulla parte IT. Spesso iniziano ad avere, anche aziende, piccole e medie aziende, possono avere decine di PC, problemi di rete, non hanno quasi mai il quadro della situazione dei loro apparati, dei loro sistemi IT. Tutti questi problemi, le relative soluzioni, tutte le esigenze di cui abbiamo parlato, possono trovare una o più soluzioni in Linux e nell'open source. Io vi proporrò una serie di prodotti che possono venire incontro alle richieste, alle esigenze di diverse piccole e medie imprese, di una scuola, di un comune, di un ospedale, di una clinica privata, ma sono solo alcune delle soluzioni possibili, perché il bello dell'open è che per una esigenza avete decine di prodotti tra cui scegliere. Quindi, come vi dicevo, anche nelle piccole e medie aziende già può esserci una grande richiesta di servizi: la gestione di PC, firewall evoluti, condivisione di documenti, supporto per gestionali verticali, e l'installazione di questi servizi può essere a volte può portare a problemi legati alla compatibilità di installazione di vari prodotti, magari su uno o più server,
Ma non sempre il costo di acquisto di un server o più server è giustificato o sostenibile. Magari non abbiamo nemmeno lo spazio, in alcune aziende la piccola sala server può essere uno sgabuzzino, quindi limitare lo spazio occupato è critico. Quasi sempre le risorse dei server utilizzate nel PMI sono utilizzate pochissimo, poi altre prese di rete, consumi di corrente, manutenzione, altri contratti di gestione, eccetera. La virtualizzazione è uno dei componenti che ci può aiutare. Praticamente consiste nell'eseguire su un singolo server fisico più macchine virtuali, cioè gestire creare dei piccoli server virtuali, delle piccole macchine virtuali che emulano un vero server su cui installereste il software di cui avete bisogno, però utilizzando un singolo server fisico. Su un server moderno anche molto economico, oggi è possibile far girare 4-5 server virtuali, ognuno con il proprio sistema operativo e il proprio set di applicazioni richiesti dalla nostra azienda. Questo ovviamente porta molti vantaggi, minori spese di gestione in hardware e consumi elettrici legati soprattutto al condizionamento. In alcune realtà il condizionamento è un costo non trascurabile. Ridotta occupazione di spazi, maggiore utilizzo delle risorse che tipicamente sono sprecate sull'hardware odierno, eliminazione di problemi di compatibilità fra i sistemi operativi, perché noi creiamo N macchine virtuali con i vari sistemi operativi di cui abbiamo bisogno. E questo ci permette anche di testare nuovi applicativi oppure nuovi aggiornamenti senza acquistare nuovo hardware. Proxmox è un sistema che permette la gestione delle macchine virtuali completamente gratuito, con un'interfaccia grafica basata su pagine web. È basato su Linux e completamente open, Debian con kernel 4.4, che sono un po' di particolari tecnici. Possiamo gestire sia macchine virtuali complete sia container Linux. Sono una famiglia di macchine virtuali che però sono strettamente legate all'utilizzo di sia sulla macchina fisica che le macchine virtuali solo di Linux. Praticamente vanno bene quasi sempre, però un'azienda potrebbe avere esigenze delle macchine virtuali Windows e quindi bisogna utilizzare KVM, che permette di emulare un hardware fisico completo su cui installare anche sistemi operativi diversi da Linux. Vado molto di fretta perché il tempo, l'orario di pranzo si fa vicino. Con Proxmox praticamente possiamo creare un l'hardware necessario alla macchina che avremmo voluto installare, alla macchina fisica che avremmo potuto acquistare per installare Windows. Quindi per esempio creiamo una macchina a cui assegniamo due processori, 2 giga di RAM e 20 giga di hard disk per installare un software Windows per fare dei test. Su una macchina ovviamente, chi conosce un po' l'hardware ad esempio, stiamo parlando di risorse minime rispetto a quelle messe a disposizione da un server Linux. Possiamo avere configurazioni di rete particolari, gestire lo spazio di archiviazione con ZFS, che è un file system molto particolare, però richiederebbe una sessione a parte. Fare il backup delle macchine virtuali in esecuzione senza spegnerli e con integrità delle transazioni, cosa molto importante nel caso di database di gestionali in cui magari si movimentano soldi. Schedularlo in automatico quando è più comodo per noi, avere la console virtuale in una finestra del browser, quindi emulare la tastiera, il video e il mouse di questa macchina virtuale in una finestra del browser. Inoltre, se di server Proxmox ne ho più di uno, è possibile creare un sistema di archiviazione condiviso senza una SAN, senza un sistema di storage molto costoso, addirittura replicato. Quindi avere due server con lo storage, con i sistemi di archiviazione replicati in sincrono fra due macchine, in modo che se una macchina dovesse avere un guasto, le nostre macchine virtuali, i nostri dati sono salvi perché sono stati replicati in tempo reale sulla macchina gemella. Inoltre possiamo fare la migrazione della macchina virtuale fra due macchine fisiche, cioè spostare l'esecuzione di un server che sta girando fisicamente su un server fisico, è possibile spostarlo in tempo reale e senza interruzione di servizio su un'altra macchina fisica. Questo per esempio ci permette di sopravvivere nel caso di manutenzioni programmate, oppure in caso di guasti è possibile far ripartire le macchine virtuali, il server con tutti i servizi abbinati, su un'altra macchina anche in automatico se il sistema è configurato opportunamente. E possiamo anche bilanciare il carico sui server nel caso di realtà un po' più particolari. Questo è un prodotto che
rivaleggia dal punto di vista delle caratteristiche e delle prestazioni con prodotti a pagamento come VMware, con i sistemi che vi vengono tra virgolette gratis perché avete già pagato migliaia di euro di licenze con Windows Server, come con i Perdu, e io lo utilizzo da diversi anni sia in realtà piccole, quindi il singolo server con 2, 3, 4 macchine virtuali, sia in configurazioni abbastanza grosse, con in questo caso questa è la configurazione che abbiamo in produzione all'Istituto di Fisica qui a Napoli, a Monte Sant'Angelo, 4 server fisici, 60 macchine virtuali, lo storage replicato su 2 macchine in tempo reale con cluster FS, per tutti i servizi principali per i miei 700 utenti. Il supporto, quindi stiamo parlando di prodotti che vanno dalla gestione della piccolo gruppo di macchine virtuali per l'azienda che ha 5 dipendenti e magari ha bisogno di 2-3 macchine virtuali, a realtà molto molto grosse, con requisiti anche di prestazioni non trascurabili. Il supporto ovviamente, il prodotto è open, ma il supporto è disponibile da consulenti oppure direttamente dagli sviluppatori che sono in Austria. Ci sono anche 2 grosse aziende che se ne occupano in Italia, ma con costi estremamente contenuti, molto molto ridotti rispetto a VMware o a IPv4. Queste sono un po' di schermate di rito, con le varie macchine che eseguono le macchine virtuali. Questo è partito in automatico. C'è qualcosa? Un attimo soltanto. Allora, questa è l'interfaccia con cui si presenta l'oggetto, la schermata del backup. Io seleziono la macchina virtuale e seleziono l'orario in cui mi occorre il backup. Ovviamente per chi conosce un po' VMware sa che le versioni di base di VMware sono gratuite, però sistemi come la Virtual Sun oppure la migrazione dei servizi fra una macchina VMware e un'altra sono a pagamento, tanto pagamento, quindi per chi conosce lo schema di licensing di VMware. In questo caso noi abbiamo, questa per esempio è la macchina virtuale Linux, una delle macchine virtuali Linux, questo è il monitor, questa è l'emulazione del monitor, della tastiera e del mouse di una macchina virtuale, emulato all'interno di una finestra del browser. Quindi noi nella finestra del browser vedremo l'hardware della macchina come fosse un PC reale, un server reale. Installiamo Windows, colleghiamo il CD, eccetera, tutto da interfaccia web. Tutto comodissimo e in più, cosa che a molti può far paura, l'utilizzo dei software open a qualcuno fa paura perché se poi gli sviluppatori Proxmox interrompono lo sviluppo di questo prodotto, che succede? Allora, innanzitutto è open. Quindi potreste decidere di continuare voi lo sviluppo oppure pagare qualcuno per farlo, oppure la community, se il prodotto dovesse essere ritenuto importante, sicuramente la community potrebbe decidere per un fork per continuare lo sviluppo. Ma in più, nel caso Proxmox non dovesse proprio essere più supportato, questa è soltanto un'interfaccia al sistema di gestione di virtualizzazione standard di Linux. Quindi tutte le macchine virtuali, tutto il sistema di storage sono comunque recuperabili e utilizzabili anche senza... Scusate. Anche senza l'interfaccia web di Proxmox. Questa per esempio è la schermata della console di una macchina virtuale con Windows 8. Uso anche Windows per lavoro perché purtroppo serve sempre. Allora, adesso abbiamo il numero di server, abbiamo le macchine che ci occorrono in azienda.